Prima la demolizione, poi inizieranno per la primavera e saranno completate in 2 anni le operazioni di costruzione del complesso architettonico Molino Nuovo, che butterà giù l'ex edificio del pastificio Amato per realizzare 3 strutture che ospiteranno in un'area di 18.000 metri quadri abitazioni, negozi e uffici per 3.000, lasciando sugli altri 15.000 metri quadri un parco attrezzato, 2 parcheggi pubblici, 250 box auto nei piani sotterranei. Ispirato da un commento sulla nostra città rilasciato da Oriol Boigas, il redattore del PUC di Salerno, che in un sorvolo in elicottero con l'imprenditore definì curiosa la città che utilizzava le strade come parcheggio, Roberto Aversa, l'imprenditore e amministratore unico della Intesa Immobiliare, ha investito con il contributo della figlia architetto Annarita in un progetto che disegna un nuovo quartiere che unisce Mariconda e Mercatello. Alla vigilia dell'accordo con RFI, che verrà siglato domani in prefettura, è direttamente l'imprenditore ad illustrarci i dettagli del progetto della Studio Architetti Artigiani Anonimi, rimodulato dopo la richiesta di Rete Ferrovie Italiane di ampliare la linea ferroviaria e quindi di procedere alla demolizione dell'ex È pastificio. una data importante perché diciamo con domani sigleremo l'accordo in prefettura con RFI per la demolizione del mulino. Sono stati coinvolti ovviamente tutti gli enti interessati che hanno espresso il parere favorevole alla demolizione, in quanto RFI ha dato notizia del fatto che per l'espansione della rete ferroviaria il mulino non ha più ragione di esistere in quel posto. Per cui gioco forza abbiamo dovuto modificare, cambiare totalmente l'iniziale progetto per adeguarlo alle nuove necessità. Quindi con l'abbattimento del mulino che seguirà pochi giorni, nel senso stiamo preparando il cantiere proprio per abbattere il mulino, immediatamente dopo ci sarà l'edificazione del nuovo complesso residenziale. Complesso residenziale che prevede un'edilizia soprattutto, diciamo, con criteri molto avanzati, sia in termini di contenimento energetico, sia in termini di vivibilità. L'intero parco di 18.000 metri, ci sarà una costruzione che non occuperà più di 3.000 metri quadri, per cui, diciamo, sviluppata verticalmente, ovviamente, per cui, diciamo, abbiamo 15.000 metri quadri di parco di piena godibilità. Ecco, mostrandomi i render, lei mi ha fatto notare che non si vedono auto e così sarà anche nella realtà, non è solo una ricostruzione virtuale. Assolutamente sì, le auto non devono invadere né la parte commerciale né la parte, diciamo, del parco. Abbiamo 2 piani di parcheggi con 250 box più 2 parcheggi pubblici con accesso sia da via Picenza che da via Parmenide, per cui tutte le autovetture non avranno possibilità di transitare nel parco. Nasce un vero e proprio nuovo quartiere perché gli uffici e i negozi che realizzerete avranno un vincolo di destinazione che sarà quello di offrire dei servizi alle persone che abiteranno in questo complesso. Sì, in effetti la scelta è proprio questa. Diciamo, sì, torniamo dal lavoro, posizioniamo la macchina nel box, arriviamo al pian terreno, al piano del parco, per cui lì dobbiamo trovare tutte le cose indispensabili e necessarie, almeno la piccola spesa per evitare di prendere nuovamente la macchina, andare in centro. E per cui, diciamo, avremo la palestra, avremo il parrucchiere per le signore, il parrucchiere per i signori, una beauty farm. Non ci sarà neanche più il dislivello con via Parmenide perché la nuova struttura residenziale nascerà allo stesso livello. In più ci sarà un raccordo tra i quartieri che in questo momento, dove in questo momento l'ex pastificio rappresenta una sorta di cerniera. Esattamente, il lavoro più impegnativo che ha affrontato lo studio che ha curato l'architettura di questo complesso è stato proprio quello di raccordare il quartiere Mariconda con via Parmenide, evitando di ostruire completamente la visuale del quartiere Mariconda e soprattutto collegandolo attraverso il parco, che è godibile da parte di tutti. Chi potrà comprare queste case? Tutti potranno comprare queste case perché noi offriremo dei piccoli appartamenti di 45 metri con un terrazzo prospiciente largo 3 metri di circa 15 metri quadri, 18 metri quadri, fino ad arrivare a superfici maggiori. Poi, diciamo, c'è una grandissima richiesta di piccoli appartamenti da parte di single, da parte di persone giovani. Per
per cui punteremo soprattutto nei piani bassi ad offrire un numero considerevole di piccoli appartamenti. Un unico rammarico, 5 anni ci sono voluti per arrivare a questo momento. Eh sì, è stata travagliata un poco perché i tempi per mettere insieme tutti i pareri non sono brevi, e poi perché siamo passati attraverso 4 progetti, nel senso abbiamo dovuto rimodulare i progetti secondo le necessità. Poi da ultimo le ferrovie hanno espresso il parere negativo, in quanto per motivi non commentabili, che sono quelli di espansione della rete ferroviaria, allora lì ci siamo arresi e abbiamo dovuto rifare tutto da capo. Però siamo arrivati alla fine e siamo contenti.